anzi la parola a David Pascucci che è in collegamento con noi da qualche minuto peraltro, quindi grazie per la pazienza David, ben trovato in nostra compagnia. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli spettatori. Allora David, ripartiamo dalle borse europee al giro di boa, poi ovviamente daremo anche un occhio a tutto il resto perché insomma oggi è una seduta sicuramente positiva che cercava il rimbalzo c'è, forse un po' timido ma è evidente che c'è nella settimana importante perché a Jackson Hole potrebbero arrivare finalmente, non perché lo aspettiamo ma perché insomma ci stiamo trascinando la questione tapering da un po' di tempo ed è stato anche toccato più volte, di verbali recenti della Fed, insomma i mercati questa settimana e più di altre situazioni potrebbero trovarsi in una fase davvero davvero cruciale, insomma per capire se c'è ancora voglia di restare long come molti canali rialzisti ci raccontano oppure se è veramente arrivato il momento di una correzione e di un cambio di direzione. Ma forse ho già detto troppo, David, a te la parola. Assolutamente, assolutamente, è una premessa ottima, come al solito, e più che altro il fatto che molto probabilmente, insomma, come tu ben sai, ma anche gli spettatori, insomma, che seguono magari le mie analisi settimanalmente, sto aspettando quel ritracciamento dell'8-10% che dovrebbe essere fisiologico. Diciamo che il tapering, che per chi non lo sapesse, è appunto un allentamento degli stimoli monetari proprio sul mercato della liquidità, ecco, appunto sul mercato monetario dovrebbe esserci questo allentamento, quindi i mercati dovrebbero ritracciare fisiologicamente. Il problema qual è? Finché non verranno toccati direttamente i tassi di interesse, la dinamica di mercato rimane comunque rialzista. Quindi prima di parlare di ipotetici crolli effettivi di mercato, secondo me bisognerà aspettare un bel po'. Quindi per il momento mi aspetto un ritracciamento, anche, insomma, ripeto, dell'8-10%. E non vorrei che possa iniziare addirittura nel corso delle prossime ore, nel senso che sto vedendo che i mercati già stamattina hanno testato dei livelli importanti, sia DAX che Nasdaq, addirittura Nasdaq in pre-market, quindi Nasdaq ancora deve aprire il cash effettivamente. E sì, c'è stato un rimbalzo per ora, ma è un rimbalzo che almeno per il momento a livello grafico, da quello che sto vedendo anche sul DAX, è servito per vendere. Se vuoi faccio vedere immediatamente cosa sto vedendo sul mercato. Vediamo su grafico settimanale, comunque scorsa settimana una candela effettivamente short, quella che si è formata sul DAX, quindi mi aspetto appunto un mercato short per questa settimana. Andiamo a vedere la candela che si sta formando oggi, questo è un grafico giornaliero, mercato che sicuramente è andato, diciamo, a comprare 15,8, ma in realtà poi è andato a prendersi i 9,20, 15,920, 15,940 e sono stati venduti con una certa veemenza. Andiamo a vedere su grafico orario, guardate che candela, eccolo là, cioè una candela fortissima su base oraria, forse la più forte delle ultime giornate addirittura. Questo è abbastanza significativo a livello di dinamica intraday, quindi non vorrei che proprio, insomma, durante l'apertura del cash americano potremmo vedere delle belle sorprese per quanto riguarda i movimenti di mercato. Non vorrei che, appunto, vediamo un bel sell off di quelli brutali come mi viene da dire ultimamente. Possiamo fare un paragone anche sul Nasdaq, stessa identica cosa, ho switchato così al volo sul Nasdaq, sì. Base settimanale, al di là dell'ultima ondata che c'è stata di acquisto praticamente, cioè guardate questa candela, questo è il grafico settimanale, guardate questa candela, cioè praticamente il mercato ha ricomprato i minimi con una forza incredibile e non vorrei proprio che da qui potesse partire un altro impulso ribassista, tant'è che cosa abbiamo fatto stamattina? Siamo andati a bucare i massimi della settimana scorsa, abbiamo sfiorato quelli di quella ancora precedente, quindi praticamente, ecco, guardate, ci troviamo praticamente ad aver testato dei massimi che secondo me devono essere, molto probabilmente sono stati venduti e dai quali potrebbe partire un impulso ribassista importante. Se andiamo a vedere i grafici a 4 ore, ecco, vediamo che
ad esempio, è molto probabile l'inizio di una dinamica ribassista molto simile a quella che abbiamo visto ad esempio il 17 di agosto oppure anche il 6 di agosto, quindi una dinamica del genere. Molto probabilmente, qualora dovesse iniziare una dinamica del genere, il primo target potrebbe essere proprio area 15.000, quindi mi aspetterei anche un ribasso, insomma, almeno dello 0,8-0,9% dai livelli attuali, che dovrebbe far chiudere il Nasdaq a meno 0,7. Di base, comunque sia, sembra che stia iniziando, almeno per quanto mi riguarda, un impulso ribassista alquanto importante. Quindi attenzione all'apertura del cash americano, perché secondo me ci potrebbero essere delle sorprese alquanto interessanti. Per il momento, su base oraria, vediamo una compressione di volatilità, quindi facciamo molta attenzione. Ovviamente il livello da monitorare è area 15-150, quindi potrebbe esserci una sparata al rialzo fino a questo livello e poi secondo me a quel punto il mercato potrebbe andare a ritestare i 15.100. Poi da lì, ragazzi, il mercato potrebbe anche rimbalzare, andare a ritestare i massimi per poi rivenderli dopo, ma di base in questo momento il mercato ha un'impronta, almeno secondo me, ribassista. E dunque questa, insomma, la view per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda anche gli Stati Uniti. Il Nasdaq effettivamente, peraltro c'è da dire che i future effettivamente al momento sono positivi, sono vedono il Dow Jones guadagnare lo 0,5, lo Standard & Poor's lo 0,34 e il Nasdaq 100 lo 0,24, con il VIX sullo Standard & Poor's in ribasso del 2,34. Però insomma, ovviamente abbiamo già assistito a più volte in cui insomma i future danno una prima direzione magari timida e che poi insomma va in qualche modo a cambiare decisamente direzione. Allora, abbiamo visto per l'appunto anche il mercato americano. Io ti riconduco, David, un attimo sul mercato europeo, in particolare su quello italiano, così valutiamo anche quello che succede sul FTSE MIB e poi ti chiedo anche un'analisi, quella consueta, su Unicredit, perché oggi Unicredit è molto performante, più 2,18%, c'è un canale rialzista e c'è la questione MPS che continua a essere attuale. MPS proprio questa mattina in una nota ha fatto sapere come le operazioni appunto con l'istituto bancario guidato da Andrea Orsel sono ancora in corso e quindi c'è attesa anche su questo fronte. Però insomma andiamo con ordine, partiamo da Piazza Affari e poi andiamo su Unicredit. Sì, allora, è qua la situazione di cui parlavo prima, per quanto riguarda il DAX e il Nasdaq, con la possibile inizio di un movimento ribassista già da oggi, e lo vediamo addirittura, almeno a livello statistico, più palese sul FTSE MIB. Questo è un grafico a 2 ore, quindi è proprio intraday strettissimo, e vediamo come effettivamente il mercato sta salendo praticamente da venerdì. Dalle 2 di venerdì senza sosta, con un ritmo molto lento e soprattutto senza interruzioni, non c'è nessuna candela negativa e quindi molto probabilmente la prossima candela negativa potrebbe essere quella attuale che si sta ancora formando e che si chiuderà tra un'ora e un quarto più o meno, quindi verso le 4 del pomeriggio. Quindi molto probabilmente subito dopo l'apertura del cash americano potremmo vedere un segnale ribassista anche sul FTSE MIB e da lì magari l'inizio di un impulso ribassista importante. Il primo target potrebbe essere tranquillamente area 25,5, quindi dai livelli attuali più o meno, ecco, addirittura un 2% di ribasso, ma questo è l'impulso, non dico oggi, ma molto probabilmente, ecco, potrebbe esserci un bel movimento ribassista. Di conseguenza, ecco, ragazzi, che dirvi, secondo me è un mercato che sta iniziando un possibile movimento short. Mi sto sbilanciando un po' troppo, però è pur vero che è da un bel po' di tempo che parlo di VIX, parlo di volatilità che sta aumentando, guarda caso è uscito il problema, tra virgolette, tapering settimana scorsa, quindi secondo me gli ingredienti per un ritracciamento, l'inizio di un ritracciamento importante, secondo me ci sono tutti. Potrebbe anche essere, te lo chiedo, insomma, correggimi se sbaglio, che magari il mercato, come dicevi anche tu in precedenza, provi in qualche modo
a riapprezzarsi, insomma, quindi a continuare a guadagnare terreno fino a che appunto a Jackson Hole arriveranno, insomma, le bordate da parte della Fed, e che sia quello poi il segnale in cui, non voglio dire scatenate l'inferno, perché l'inferno è un'altra cosa, però che quello possa essere il segnale dell'impulso ribassista che ci hai segnalato sia su Wall Street, sia su il DAX e sia sul FTSE MIB. Questo non vuol dire che si vada ad apprezzare andando a superare chissà quali massimi storici o precedenti, ma che mantenga diciamo quel long che a lungo abbiamo segnalato anche nelle scorse settimane? Beh, guarda, per quanto riguarda le dinamiche di mercato, soprattutto quando ci sono situazioni del genere, no? Ad esempio, no, si aspetta Jackson Hole, allora si pensa che il mercato sale fino appunto a Jackson Hole, appena arrivano le bordate il mercato viene buttato giù. In realtà tante volte ho visto un mercato che appunto in attesa di una notizia, diciamo, negativa, o comunque sia, in attesa dell'inizio di un crollo di mercato, in realtà è iniziato a crollare già da prima, e quindi il mercato viene cerca ulteriormente sempre di anticipare, giù, no? E questo provoca praticamente l'effetto salire sul treno in corsa, oppure afferrare un coltello che scende, che certo, cade, insomma, da un'altezza considerevole, no? Il caso degli short potenti che durano pochissimo. E secondo me quella che stiamo vedendo è proprio questa situazione, cioè il mercato secondo me sta iniziando a scendere già da prima. Certo, è un po', diciamo, una scommessa. Mi rifaccio solo ai livelli che sto vedendo, soprattutto mi rifaccio ai numeri macro, cioè ossia il fatto che comunque sia in America c'è un'inflazione molto alta, molto probabilmente gli operatori stanno iniziando già a scaricare qualcosa sul mercato, e di certo non aspettano Jackson Hole, secondo me. E la tendenza ad anticipare, insomma. Quindi, secondo me, l'impulso potrebbe già partire dalle prossime ore, al di là di quello che si dirà a Jackson Hole. La tendenza del mercato ad anticipare, insomma, quello che accade, torniamo sempre poi su questo, sì, su questo fronte, sostanzialmente. Vediamo allora adesso cosa succede su Unicredit, dato che appunto oggi guadagna il 2,16% in questo momento, 10,38 euro ad azione, gap up rispetto alla seduta della vigilia, e siamo a ridosso dei massimi delle ultime quattro sedute. Noi abbiamo anche messo canale rialzista, quantomeno partendo dal 19 luglio, dato che, insomma, se andiamo un po' più indietro c'è un canale che il canale rialzista è anche più evidente, ma arriviamo anche da una lateralità di breve. Però, insomma, dal 30 ottobre in poi è un titolo che continua a salire. E allora qual è la situazione, insomma, spiegacela un po'. Beh, allora, vedendo il grafico, ad esempio il 4 ore, adesso faccio il contrario rispetto a quello che abbiamo visto, sì, sugli indici. Sul 4 ore vediamo praticamente Unicredit che è andato a fermarsi proprio su area 10,04, 10,03, che a livello tecnico è un'area importantissima, tant'è che l'impulso ribassista che ha fatto si è fermato proprio qui, e adesso il mercato sta tentando di risalire. Qual è il problema? Vedendo il grafico così, a livello armonico si pensa, ok, Unicredit sta ripuntando i 10,70, 10,80. Se andiamo a vedere il grafico settimanale, in realtà scorsa settimana si è creato un segnale ribassista su base settimanale, e di conseguenza mi viene da pensare proprio che il mercato potrebbe iniziare a scendere già da questi livelli, quindi nell'area compresa tra 10,70 e 10,40, fondamentalmente. Probabilmente potremmo vedere un allungo fino all'area 10,50, faccio una media, diciamo, di questa forchetta, una media, e da qua secondo me potrebbe iniziare un movimento ribassista. Per il momento, se mi viene a chiedere ci sono segnali ribassisti di breve su Unicredit, ti dico di no. Ok, cioè te lo dico subito, però su base multi-day, diciamo che secondo me siamo entrati già in un'area dove bisogna iniziare a storcere un po' il naso se siamo long, quindi insomma, secondo me anche qua su base settimanale su Unicredit potremmo essere più che ribassisti, quindi facciamo molta attenzione, e il primo target di un ribasso con una candela del genere potrebbe essere appunto area 9,90, quindi più o meno da questi livelli parliamo di un ribasso del 4%, il 4,5%. Staremo a vedere, sui titoli singoli è sempre un po' più difficile rispetto agli indici, però
per il momento quello che vedo su base tecnica, sui segnali che ho, su base appunto grafica, secondo me è un mercato che è pronto a scendere, è un titolo che è pronto a scendere. Tra meno di un'ora i dati inerenti al PMI manifatturiero per quanto riguarda gli Stati Uniti. A metà mattinata è stato pubblicato anche il dato che riguarda il Regno Unito su questo fronte e vediamo, eccolo qua, il PMI manifatturiero è comunque in fase, diciamo, in espansione. Il dato racconta, per essere precisi, 60,1, un dato preliminare, è al di sotto dei 64 precedenti e ben al di sotto di quelli precedenti ancora, quindi evidentemente quelli riguardanti il mese di giugno e il mese di maggio, che però avevano visto sostanzialmente l'esplosione più forte appunto del settore, diciamo che è stato il punto più alto, ecco, della ripresa a partire da gennaio 2021. È comunque un dato che racconta come la ripresa sia in corso, leggermente al di sotto delle attese, e questo può contribuire appunto all'apprezzamento della sterlina, premesso che il dollaro oggi sta registrando vendite, forse anche in qualche modo fisiologiche, dopo il rally, insomma, a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. E questo altro dato che riguarda il Regno Unito è la tendenza degli ordini industriali nel mese di agosto. Per il mese di agosto il dato è 18 ed è al di sopra del dato precedente che era 17 e anche al di sopra delle attese che era 16. Sono gli ordini tendenziali della Confederation of British Industry, CBI, che misura le aspettative economiche dei responsabili del settore manifatturiero in Gran Bretagna. Indicatore chiaro delle condizioni operative: sopra lo zero ci si attende un incremento del volume degli ordini, sotto lo zero presuppone l'attesa di ordini e di volumi inferiori. Questo 18 è il più alto, diciamo il secondo più alto delle ultime quattro rilevazioni. Quello di giugno era pari a 19. Comunque siamo lì, insomma, c'è abbastanza equilibrio nelle ultime quattro rilevazioni e quindi questo è un ulteriore dato che conferma la ripresa solida dell'Europa. Ho parlato di sterlina e della fase, diciamo, performante della seduta di oggi, e questo mi permette di tornare da David per fare anche una valutazione su euro-dollaro. 1,1730 al momento, più 0,27%, con l'euro in guadagno appunto dello 0,3 nei confronti del biglietto verde, su cui nel, diciamo, paniere principale, questo casualmente mi sono piazzato su un grafico a 4 ore che ci mostra ancora di più quanto la tendenza a partire da venerdì, insomma dal lunedì al venerdì, è solamente vendite, quantomeno debolezza del biglietto verde nei confronti del proprio paniere principale. E allora, Davide, ti restituisco la parola, così ci fai un po' una fotografia, insomma, per quanto riguarda il nostro cambio di riferimento. Sì, allora, su base mensile abbiamo una tendenza fortemente short, ma ripeto, secondo me questa qui è un movimento, diciamo, di preparazione per un possibile movimento rialzista nelle prossime settimane, perché ci troviamo su dei livelli sicuramente molto importanti, livelli che sono stati comprati praticamente da agosto 2020, quindi praticamente ci troviamo a ridosso dei minimi a un anno, con una possibile dinamica di aumento dei tassi proprio sul dollaro, quindi è molto probabile vedere più conveniente comprare di lungo periodo appunto euro o, come dicevi prima, sterlina, quindi perché si parlava di sterline. Di conseguenza, area 1,17, tutto ciò che è stato sotto 1,17 molto probabilmente il mercato lo vede come conveniente, quindi facciamo attenzione, perché ormai sì, ok, sta per chiudere il mese di agosto, ma non vorrei che appunto per la fine della settimana potrebbe esserci magari qualche accelerazione rialzista forte proprio sull'euro e vederlo magari ritornare verso 1,18, 1,18,30 già da queste parti. Secondo me è più che plausibile, guardate che dinamica che ha fatto finora, secondo me è un mercato che sta cercando di recuperare e molto probabilmente potrebbe muoversi proprio a ridosso, come dicevamo prima, di Jackson Hole a questo punto, o perlomeno proseguire questo rialzo. Quindi, come magari i mercati azionari possono iniziare un ribasso, secondo me mercati come euro, come sterlina, potrebbero proseguire questo breve rialzo che stanno facendo praticamente da stamattina. Quindi secondo me l'ottica di medio-lungo periodo su euro-dollaro su questi livelli è assolutamente rialzista.
Quindi potrei dire tranquillamente la stessa cosa di sterlina. Stessa cosa dunque per il pound, al momento 1,3695, quindi ancora più vicino a 1,37 come avevamo anticipato poco fa. Nel nostro titolo, Davide, abbiamo scritto euro-dollaro scivolata sotto 1,17 e adesso intanto l'ha recuperato l'1,17, 1,17,3 e poi insomma si completa quella domanda insomma con il ragionamento che ci hai fornito proprio in quest'ultima riflessione. E allora, grazie a te, come sempre, per essere stato in nostra compagnia. Buon lavoro, buon proseguimento e buona giornata. Grazie altrettanto e buon pomeriggio a tutti gli spettatori.